non ci stavano avvisaglie di una prestazione di questo tipo, non c'erano, diciamo, sentori. Io ero tranquillissimo sia ieri nel pre-partita, sia anche oggi prima della partita. E quindi, voglio dire, non ho letto in anticipo questo tipo di problema, che non è la prima volta che ci capita, perché noi abbiamo avuto già una partita dove abbiamo avuto gli stessi atteggiamenti. Abbiamo avuto lo stesso approccio alla partita, ed eravamo molli come oggi, quindi di conseguenza avevamo, penso, chiarito questo aspetto qua, perché questo è un campionato, diciamo, importantissimo. Le partite le devi affrontare sempre sotto l'aspetto motivazionale al massimo, e quindi ci siamo ricapitati di nuovo. Quindi adesso bisogna un attimino ancora di più cercare di capire il perché, anticipare sicuramente questo problema, perché nelle prossime partite devi essere molto, ma molto più giusto di quello che eravamo oggi. Ma no, oggi c'è poco da parlare sotto l'aspetto tattico, anzi, il problema, abbiamo lavorato in queste 2 settimane tantissimo sotto l'aspetto tattico. Il problema è che facevamo tutto con una sufficienza che chiaramente ti porta poi ad avere quello che ha detto lei. Se non giochi con quella cattiveria, con quella determinazione giusta, di conseguenza siamo leggeri, leggeri nel fare tutto. Ma non è, se andiamo a vedere gli episodi della partita, è chiaro che noi abbiamo preso dei gol evitabilissimi. Cioè, basta un pochettino un calcio d'angolo, un po' saltare con più cattiveria, cioè cercare di essere più decisi anche sulla seconda palla. Cioè, vogliamo parlare del terzo gol, quindi è un problema dovuto proprio all'aspetto mentale, che dobbiamo assolutamente, assolutamente cambiare registro, perché con una determinazione maggiore, insomma, sarebbe stata tutta un'altra partita. Quindi è inutile analizzare l'aspetto tattico, che secondo me poi tu fai le cose in modo blando, anche lì vengono meno tutti i discorsi di equilibri, di attenzioni. Per esempio, abbiamo preso delle ripartenze, perché? Perché mentalmente eravamo non attenti nel coprire certi vertici e nel fare certe preventive, quindi di conseguenza è sempre dovuto, ma non è che non lo sanno che lo devono fare, è dovuto sempre a un aspetto mentale che oggi dobbiamo purtroppo soccombere per questo aspetto qua. No, no, il Frosinone è tutt'altra cosa e dobbiamo assolutamente dimostrarlo nel più breve tempo possibile. È chiaro, ripeto, io oggi mi aspettavo tutta un'altra partita, perché abbiamo tutte le potenzialità, la forza per poter fare tutta un'altra partita, e adesso è capitato e dobbiamo subito voltare pagina e dare il meglio di noi.